Essere sacerdoti, essere ministri della Chiesa per il popolo, stiamo vedendo in queste puntate in compagnia del venerabile servo di Dio Don Felice Canelli, e soprattutto amore. Ma è tutta la vita di un papà, di una madre di famiglia, di un giovane, di una persona che pur non mettendo su una famiglia vive nel mondo, è tutto l'amore il motore di questa vita. Ma amare vuol dire anche verificare quello che tu fai, verificare la tua esperienza e la tua coerenza nel tuo matrimonio, nella tua consacrazione, nella tua vita sacerdotale. E Don Felice Canelli aveva questo grande senso di farsi un esame di coscienza, diremmo oggi, ma anche all'epoca, di verificare il suo essere ministro, il suo essere sacerdote. Il primo settembre del 1976 nel suo diario scrive: «Mio Dio, rifletto sulle mie responsabilità di sacerdote e di parroco». A me non mi impressiona questo fatto che dice «rifletto sulle mie responsabilità di sacerdote e di parroco», ma «mio Dio», quelle due parole. Cioè, il sacerdote Don Felice riflette sul suo ministero, su ciò che ha ricevuto dinanzi a Dio. Perché è quel Dio che gli ha dato tutto, è quel Dio che lo ha chiamato a quel servizio. E quindi io la responsabilità del ministero di sacerdote e di parroco lo verifico soprattutto dinanzi a Dio. Ma sentiamo cosa scrive ancora dopo Don Felice Canelli. Le esigenze dei valori interni, spirituali, dei valori esterni, di culto, di assistenza. Lui aveva tutte queste responsabilità. La forza animatrice dell'esempio, dell'edificazione, in privato e in pubblico. Un sacerdote deve dare esempio, come un qualsiasi cristiano, ma il sacerdote, il ministro ordinato, in una maniera ancora più forte, perché tu sei guida. Chi è ordinato nella Chiesa ha anche la funzione di essere il ministero, il monus di essere guida. E la gente vuole, da chi guarda, vuole indicazioni, vuole esempio. Con tutte le umanità, con tutta, ripeto, l'umanità della persona. Ma continuiamo a ascoltare quello che scriveva Don Felice Canelli. Dio, realtà perfettissima di verità, di amore, di giustizia in Cristo, che lo ha portato a contatto con l'umanità. E Dio sacerdote di Cristo, come ho rivendicato col mio esempio e con la mia parola, l'applicazione dei suddetti valori per il bene comune e la mia salvezza eterna. Ecco gli interrogativi che sorgono dal lasciarsi illuminare, dal lasciarsi guardare dentro da Dio. Dio che è realtà perfettissima di verità, di amore, di giustizia, e che lo ha portato appunto a diventare uomo, dice Don Felice Canelli, e io come ho rivendicato col mio esempio, con il mio impegno, questo ministero della salvezza, questo amore di Dio che si incarna nell'uomo per amarci e per salvarci. Riflettiamo tutti e non solo i sacerdoti. Ci vediamo domani. Pare Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.